La voce l'ha bevuta, va? Alla faccia di chi ci fa male. Carissimi signori YouTube, siamo tornati con un video decisivo dopo anni. Allora, mesi, mesi. Sono passati mesi dall'ultima volta che nonna mangiò il McDonald's. E, motivo importante, questa è la seconda volta in tutta la tua vita che andrei a degustare il McDonald's e la prima dopo la quarantena. Certo. Bene, bene. Ovviamente abbiamo la Coca-Cola, che sappiamo che tu sei una buon gustaglia. A me mi piace pure il vino. Oggi ci sarà una sfida barra challenge. Se tu rispondi bene, mangi, dai un mozzico. Se rispondi male, mangio io. E quando mangio? Vabbè, intanto famolo. Cioè, sai, due non mi mangiare quattro. Allora, prima domanda. Ti ricordo le regole. Se tu indovini, mangi tu. Se tu non indovini, mangio io, capito? Odoro. Allora, prima domanda. Tu devi dire sì o no. Quindi è molto, molto semplice. Ovviamente, domande tema McDonald's. Per bruciare tutte le calorie contenute all'interno di un Big Mac, che addirittura ce l'abbiamo anche qui, quindi sei agevolata, dovete camminare più di 7 ore o meno di 7 ore? Per mangiare una pagnottella? No, ah no, ho parlato 2 ore, capito quello che ti pare? Ma meno di 7 ore, che per bruciare calorie, eh? Risposta errata! Quindi, prima risposta... Ma che cavolo! No! Ma le calorie si bruciano! Dai, spicciati, dai, fa un'altra, forza, su, spicciati. Per far mangiare. Domanda numero 2. Un americano su 10, nel corso della propria vita, ha lavorato almeno una volta da McDonald's, sì o no? Ma io penso che sì, perché lei lo so portare a queste bagnotelle qua. Risposta esatta, bravo. Posso. Fammi mozzicare. La regina Elisabetta, la conosce la regina Elisabetta? Un'amica mia. Perfetto, possiede un McDonald's sotto casa o sopra? Oppure dentro casa? Pensaci bene che è importante sta risposta, eh? Ah, io veramente la regina che mangia sta fare, penso che se mangia quando gli piace, perciò penso ce l'ha sotto casa. La risposta più confusionale del mondo, comunque è indovinato. Poi mangiate un altro pezzo. Meno male. Andiamo. Che sensazioni ti suscita la primavera, i colori, l'arcobaleno, i delfini? Che ti suscita sto panino? Oh. Non mi suscita niente, mi suscita la fame. Andiamo avanti. Quarta domanda. La Caesar Salad. Che è? La Caesar Salad. Che vabbè. Famosissima insalata del McDonald's. Contiene oltre 320 chilocalorie o meno di 320 chilocalorie? È un'insalata, quindi ci puoi arrivare con ragionamento, eh? Ma io penso meno. Aia, aia, aia. Hai detto 300? No, ormai hai risposto, non puoi. No, ho detto... Ormai hai risposto, non valgono imbrogli. Quindi, secondo morso. Procediamo. Nei primi anni 80, McDonald's introdusse anche l'italianissima pizza nei menù. È successo davvero o è un falso? Ma veramente no, io non me la ricordo. Aia! Errore. E poi... Non te la saresti mangiata a McDonald's la pizza tu? No. Perché? Boh. Non ti suscita la pizza al McDonald's? È vero. Mi sta a far venire a cosa, da fammi mangiare, dai. Allora. Oh, signori miei, qui per mangiare tocca essere intelligenti. Brava. Io siccome sono ignorante, brava, mi faccio una bella mozzicata. Non parla. Seconda manche. Sei pronta? Da per dire. Perfetto. Dal 1948. Per nata? Penso di sì. Dal 1948 ad oggi, McDonald's, conosci McDonald's? Lo conosco, però non l'ho praticato. Ha venduto oltre 4 miliardi di patatine. Sì o no?
Sì. Come giustifichi la tua risposta? Patatine ce ne mangiano. Allora, prima morso, prima impressione, che ne pensi? Prego. Buono. Buono? Secco così? Vuoi aggiungere altro? No. Procediamo. Domanda numero 7. Oh, e dai, Dammi leggere. Al McDrive, lo conosci il McDrive? È un'altra cosa. Allora, il McDrive è il McDonald's, tu ci vai a piedi, il McDrive tu ci puoi andare con la macchina. A cavallo, vabbè. Io non ci sono andata mai. Al McDrive, che arriva a cavallo, che tu mi hai detto a cavallo, non so come, rimane a stomaco vuoto oppure viene servito anche se arriva a cavallo? Deve essere servito pure che arriva a cavallo, perché ha fatto una faticata, arriva là, perciò guarda, è giusto che mangia. Sbagliato? Perché chi arriva a cavallo non viene servito ed è giusto, ma tu te puoi presentare a cavallo. Ma io ho fame e mi presento come ma vuoi. No, tu te compri una bella macchina e ci vai con la macchina. Comunque. Se io so per comprare una macchina non ce l'ho, c'ho solo il cavallo. Al McDrive, non puoi entrare. Allora io entro, cioè... Mi fai mangiare? Io metto vicino il cavallo, quello parla e dice mi dai e cara. Ma che serve? Ho detto che il cavallo, invece di io, parla al cavallo. Hai capito? Ma secondo te i cavalli parlano? Certo! Io ad esempio facevo quello che sussurrava ai cavalli. Sì, se stazionasse nuda nella stalla io fossi ubriaco fradicio. Sì, però c'è da mangiare, che io ho fame. McDonald's è anche il più grande distributore di giocattoli del pianeta? Vero o falso? Ragiona perché aspetta, ci puoi arrivare. Aspetta, perché io sapevo che una volta dentro il bus davano dei ciondolini, dei cosettini, qualcosa, perciò davo con qualche giocattolino. Vabbè, quindi sì o no? Sì, sì, davano giocattolini. Bravo. Prego, secondo morso. Degusta. Cioè, devi dare una recensione, ci devi far sentire com'è, se è buono o non è buono, sa di tonno, sa di prosciutto, che sapori c'ha, che sapori c'ha, di che sa sto panino? Sento solamente una buona salsa. Ah no, ma non puoi dare un altro morso? Ma non puoi fare come ti pare, la finestra! Comunque col tempo si deve fare sta roba, ma rispetta le regole. Ho rispettato le regole. Ma stai a mangiare come te pare. Allora, domanda 10, questa è importante. Attenzione, concentrazione. Esiste l'università dell'hamburger? Pensaci, riflettici. Riflettici perché ci potresti arrivare. L'università dell'hamburger esiste o non esiste? Io so che esiste l'università normale. Da hamburger non ho mai saputo. È la tua ultima risposta definitiva. Per me non esiste. Sbagliato! Esiste l'università dell'hamburger. È una cosa incredibile. Una io cosa non incredibile. Lo sapevo. Non sapevi perché sei ignorante. Perché io non... Ma poi quando ci hanno detto che esiste? Ah no, Stefani, sono capolavori, ma ti rendi conto? Buono, sì. Non lo sai a far gustare? Allora signori, siamo arrivati alla prova finale e questa prova sarà decisiva e abbastanza tossica. Sarà sempre il solito meccanismo, quindi tu dovrai rispondere sì o no, comunque la risposta esatta secondo te. Se sbagli dovrai mangiare un mucchietto di patatine intinte nella Coca-Cola. Se rispondi correttamente... No, la verità, adesso mi mangio il pane e il cosettino così e basta. Se rispondi correttamente farei me mangiare le patatine intinte nella Coca-Cola. Quindi la challenge è questa qui, la challenge è challenge schifo. Vi direi, iniziamo, No, te vai a mangiare le patatine così? Sono sciapi. Tanto ci devi mangiare qua con no, qua. No, sì. No. In India, la conosci l'India? Sì, ci sono stata. Ci sei stata in India? Sì. Ma quando? Veramente. In India ci sono più di 179 punti vendita a McDonald's o meno di 179 punti vendita a McDonald's? Stai attenta perché la tua risposta comporta una conseguenza, quindi... Hai detto più di 120 o meno? Ma me fai parlare? Ci sono più di 179 o meno? Siccome, in India? In India è grande, perciò io penso ce ne stavano di più. Hai indovinato? È logico.
Hai indovinato? Non so come hai fatto a indovinare, nonostante in India non si mangiano la carne bovina e suina. Si mangiano le patate. Quindi, primo mucchietto, primo assaggio per me. Patatine e Coca-Cola, sono davvero euforico di andare a assaggiare questa delizia. Vediamo un attimo. Che schifo. Seconda domanda, è tutto nelle mani, eh? Ogni anno McDonald's assume più di 1 milione di lavoratori all'anno o meno di 1 milione di lavoratori all'anno? Siccome c'è la crisi, io penso che ne assume di meno. Sbagliato! Bene! Bene! E quindi intingi e mangiatele. Io ne intingo. Mi hai fatto intingi a me? Che t'ha detto? No, due! Minimo 4. Intingi bene. Che ne pensi, com'è? Sono buone? Terza domanda, importante questa. Il traffico medio giornaliero di clienti di McDonald's è più o meno di 63 milioni di clienti? Che considera 63 milioni dovrebbe essere al giorno. Considera che è più della popolazione della Gran Bretagna, 63 milioni, eh? Quindi che dici? Pensaci bene, perché sai poi quello che ti succede. Più o meno? Prego. No, ma è meno, è troppo. No, non puoi ritrattare, e adesso te mangi le patatine, così te impari. Prego, patatine e Coca-Cola. Andiamo, avanti, paracadute sulle spalle. E let's go. Sono il capo. Ah, una. Intinta totalmente, questa è dura da mangiare, eh. Brava, brava, brava. Ultima domanda per terminare questo gioco, perché mi vorrei mangiare 2 patatine sane. Questa è decisiva, che sarà carattere generale. Domanda per aiutare un po' a sollevare il tuo punteggio, che sei andata proprio meno della sufficienza. Oggi è stata veramente... Somarella, brava. Domanda a tema generale in ambito beautiful. Brooke con chi è sposata attualmente? Pensaci bene, pensaci bene, perché questo decreterà il vincitore. Se rispondi bene tu. Proprio questa, proprio non lo so. Come non lo so? Vedi ogni giorno beautiful. Con Ricce, no? Giusto. Apposta. Vuoi dire qualcosa dato che hai vinto questa sfida? Dico che ora che ci mangiamo queste patatine in santa pace, in grazia di Dio, abbiamo fatto un bel video, una bella challenge. Salutiamo tutti gli amici di casa, ringraziamo tutti quanti, siete benvenuti. Quando volete venire a mangiare 2 patatine con la Coca-Cola, quando volete mangiare qualcosa, telefonate, venite che lo prepariamo. Meno male, mo mangiamo, eh. Ma era meglio tu stare che ti ha carbonara qua.